Vediamo. Coach, allora, partita molto molto complicata, si sapeva, però forse un po' troppo. Secondo me abbiamo espresso quello che ci hanno permesso di esprimere loro. No. Credo che c'è tanto altro da commentare, nel senso che loro hanno giocato veramente ai loro massimi livelli e quindi noi non siamo ancora pronti per tenere testa a un avversario così in queste condizioni. Noi dovevamo star lì come abbiamo fatto nel primo set, finché loro ci hanno messo qualche errorino in contrattacco, qualche errore più in battuta, abbiamo giocato la nostra partita. Poi nel momento in cui loro hanno alzato ancora il livello, semplicemente sono state troppo per noi. C'è qualcosa su cui ti aspettavi comunque qualcosa di più dalle tue ragazze? A vederla così ora, onestamente no, perché anche qualche errore più banale che abbiamo fatto e tutta la frustrazione che ti dà avere davanti un avversario di questo livello, per cui più avanti nella stagione una sconfitta così non l'avrei presa bene, ma oggi, ripeto, secondo me io non mi sento di imputare niente di particolare alle ragazze. Ci sono delle cose che bisogna fare meglio per giocare contro di loro, ma ci alleniamo dal 7 di agosto, le ragazze spingono sempre, poi bisogna avere pazienza, non si può pensare che arrivi tutto subito. Al di là della sconfitta, poi è nei momenti difficili che si costruisce anche il gruppo, la squadra. Lei come vede il gruppo in questo inizio del campionato? Come sono le ragazze? Bene, bene. Bene, anche stasera, dove nel secondo set abbiamo avuto la tentazione di iniziare a pensare individualmente, di preoccuparci più di quello che stavamo sbagliando personalmente che del discorso di squadra. Però poi nel terzo, secondo me, siamo ripartiti con un piglio diverso, finché poi loro non hanno messo dentro due o tre turni di battuta importanti. Ripeto, per noi oggi a quel livello lì facciamo fatica a starci, quindi. Da lavorare sul fondamentale della ricezione, o loro sono state particolarmente brave? 17 ace a 0 sono tanti. Ma noi dobbiamo lavorare su tutto, non dobbiamo lavorare solo sulla ricezione. Poi, ripeto, loro hanno una serie di battitori, tutti di altissimo livello, da chi batte salto spin, a chi batte salto float. Ripeto, è l'avversario peggiore che ci potesse capitare da questo punto di vista, però il calendario non te lo scegli e quindi va bene così.